po' che non faccio un video, sono stata un po' impegnata soprattutto per l'organizzazione compleanno, ma vi spiego tutto mentre vi trucco, bando alle ciance. E niente ragazze, quindi io sono già in ritardo, sono le 20:05 e a breve arrivano i miei amici a casa mia perché ho organizzato, vi spiego dopo, una figata. Poi, dopo casa mia si uscirà e quindi ho deciso di optare per un look comunque, cioè non dico casereccio, però quindi con rossetti, con questo vestito qui stupendo che vi avevo fatto vedere anche su Instagram, eccetera, e un trucco basato totalmente su Flamingo di Mulac, e poi ho fatto questo smokey eyes che poi vi volevo dire non ho fatto vedere nel video perché l'ho aggiunto dopo. L'avevo fatto solamente nero, invece poi lo volevo un po' più brillante, perché, ma sì, è il mio compleanno. E poi ci sono queste borsette qui che tendono a questo colore qui. Ho aggiunto sulla palpebra mobile, vedete, questo ombretto glitterato fantasmagorico, che è il numero 58 di Deborah. E quindi niente ragazze, io vi lascio al video, spero che questo look vi piaccia e ci vediamo nel prossimo video. Bye! E fatemi buon compleanno che ho superato il quarto di secolo. Allora, era da un pochino che non facevo un nuovo video con me come protagonista, perché appunto sono stata un po' occupata per, adesso qui riderete, l'organizzazione del compleanno. Perché io il compleanno lo sento proprio anni 90 puro, cioè lo faccio, mi piace celebrarlo e a volte quando mi dico, quest'anno forse non ho molta voglia di celebrarlo, invece poi non dico che mi sforzo, però ogni anno devo riuscire a festeggiarlo perché è come una sorta di mantra per me. Adesso, cioè, mi sto preparando per il mio compleanno che sarà stasera. Allora, inizio ad applicare questo trattamento contorno occhi decongestionante di Calais e lo applico, è in gel ed è fantastico, ragazze. Magari avete dormito poco, vi aiuta. Vi aiuta a diminuire anche queste borsettine che ci sono qui sotto. E poi ho applicato questo tonico, sempre di Calais, che è il numero 111 ed è davvero fantastico perché è un tonico vitaminico, che ravviva la pelle, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, burro cacao imperdibile, che però questo qui è finito. Io vi giuro ragazze, cioè il Propolade di Esi era il mio burro cacao preferito in assoluto, l'hanno tolto dal commercio e l'hanno riformulato e adesso è duro, secco e orrendo. Ditemi cosa posso fare. Allora vado ad applicare il Benefiance di Shiseido, questo qua. Andiamo con il presupposto che io stasera indosserò questo vestito, cioè notare tutta la vita. E avendo questi colori sgargianti, ed essendo il mio compleanno, quindi il mio compleanno sobria, no way, volevo concentrare il tutto sulle labbra con Flamingo. Quindi adesso vedremo, devo ancora decidere cosa fare sugli occhi, quindi iniziamo che è meglio. Allora, adesso vado a prendere il correttore Shiseido, Shiseido in stick, quello che copre anche le crepe dai muri, e questo è il numero 33. Natural, perché ragazze ho scoperto che andando fuori a camminare praticamente mi ho scoperto l'acqua calda, le richioba scopre l'acqua calda, poveraccia, cioè ho preso un po' di sole sostanzialmente, mi si è scurita la pelle di una tonalità. Il fondotinta che adesso vedete, che è il mio preferito in assoluto per tutta la mia vita, è il Lakshmi. E io ho sempre utilizzato per quest'autunno-inverno il numero 1 e adesso lo devo mescolare al numero 2 per forza perché appunto ho preso un po' di sole. Praticamente devo mescolare l'1 con il 2 e lo faccio sulla mano perché non ho altra scelta. Vediamo. Ci siamo? Sì, ci dovremmo essere. Ecco, vi dico la sincera verità. Quando avevo i capelli biondi mi stava bene prendere un po' di colore in faccia, anche se io sono sempre stata fan della pelle regale retrò. Mi è sempre piaciuta sugli altri e su me stessa, a parte appunto gli anni proprio in cui andava la situazione tan più totale e tu ti sentivi un'emerita sfigata o se non ti sentivi tale ti ci facevano sentire, ecco. E per
Però con il biondo non stavo molto bene, Chiara, perché ovviamente il biondo è bello quando ti fa quell'effetto californiano, no? Alla Gigi Gorgeous, che cioè con la pelle appunto abbronzata stai molto meglio, altrimenti sembri boh. Cioè il biondo a me con la pelle chiara non fa impazzire, vi dico la sincera verità, a meno che non stiano quei tratti proprio super mega nordici. E invece con questa situazione rossa, la pelle bianca ci sta da Dio. Cioè, per me prima era un cruccio perché mi dicevo devo per forza prendere un po' di sole, devo mettermi l'autoabbronzante in faccia, devo fare qualcosa perché non sta molto bene con il biondo. Invece adesso la pelle chiara con i capelli rossi fa proprio, crea proprio un contrasto interessante che io sto letteralmente adorando. Vedete l'effetto che fa? Io vi assicuro che quando metto Lakshmi, le persone mi dicono sempre: Erika, hai una pelle stupenda. Sì, io ho una bellissima pelle, devo essere sincera, però questo fondotinta veramente fa la sua figura assoluta. Allora, adesso andiamo a provare una cipria che ho già provato una volta e mi ci sono trovata bene, però appunto va testata. Ed è della Puro Bio, arrivata da poco, l'indissolubile cipria compatta opacizzante effetto seta. Eccola qua. Siccome mi si è rotta la mia MAC, e sinceramente mi sembra che questa ci assomiglia abbastanza ed è pure bio, quindi tutta la vita, allora la sto decisamente, decisamente approvando. Anche perché, per quanto mi riguarda, le ciprie non devono fare quell'effetto super mega gesso, cioè faccia polverosa, e questa mi dà proprio quell'effetto che voglio io, matte ma non gesso. Adesso vado a fare le sopracciglia con una matita che mi ha regalato una ragazza carinissima, veramente rossa anche lei, Carota, a Bari, e mi ha detto: Erika, provala, assolutamente di Benecos, vedrai che ti troverai bene. E infatti mi ci trovo davvero davvero super mega bene, per la punta. Però comunque, come vi dicevo, per quanto riguarda il compleanno, ho organizzato una cena tra amici proprio super mega intimi, una cena con delitto, quindi una cena proprio in casa, casa mia, e con una caccia al tesoro dove appunto bisogna trovare l'arma del delitto, e ho costruito su una storia, la protagonista si chiama Catherine, ho fatto il dolce a tema, con un coltello conficcato, ho nascosto indizi in giro, ho diviso i miei amici in due squadre. Io adoro, adoro veramente in maniera spasmodica queste cose qui, le cose un po' anni 90, io non lo so. Vi assicuro che per quanto mi riguarda, ditemi se anche voi la pensate un po' così, questa storia dei social che ci fanno credere di essere più connessi tra di noi è una grandissima bufala perché... Cioè, una volta dovevi suonare il citofono ad una persona se la volevi, cioè se le volevi dire ciao, passo dopo. Erano più feste, si era molto più empatici, molto più presenti. Non lo so, ditemi se concordate anche voi. Ci sono i miei amici dell'università, ci sono le mie cugine con cui ho un bellissimo rapporto. Una l'avete anche vista, che l'ho truccata. Sapete che sembra più facile vedere una persona che si trucca e parla, invece io truccarmi e parlare... Cioè, veramente, non sono multitasking. Credo di avere dei limiti. Ho appena scoperto di avere dei limiti gravi. Ok, ragazze, stavo pensando a cosa fare sugli occhi perché appunto flamingo lo voglio mettere assolutamente. Però siccome poi comunque usciamo anche di casa, non vorrei proprio sembrare un super mega pagliaccio. Anche se io di sovente vado in giro anche con i rossetti verdi. Però, insomma... E quindi stavo guardando i miei fantasmagorici ombretti di Shiseido, ragazze. Io vi giuro, sono una cosa assurda. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sono questi ombretti in crema di Shiseido che io veramente, ragazze, ve li consiglio in maniera assoluta, ma proprio per qualsiasi esigenza. Io trucco le persone con questi ombretti qui, non fanno le pieghe, le truccate in 3 secondi perché sono proprio una cosa velocissima, sono in crema, non vanno nelle pieghette, non vi cadono qui giù. E io vi giuro che ultimamente praticamente non sto quasi usando polvere. Chi è sempre in ritardo, ditemi se anche voi a volte non lo fate, non dico di proposito, però quanto strano fa iniziare a prepararsi ore prima? Cioè vi sembra...
Sembra di buttar via una vita, non lo so veramente. A me fa troppo strano. E come si sfuma bene, cioè, troppo figo veramente. Comunque, come dicevo prima, cioè veramente, a me le feste, le cose anni 90, cioè, mi spiace davvero perderle perché, non lo so, ci sono persone che magari non festeggiano il compleanno, ma io non sto criticando, ovviamente, ognuno ha le sue scelte, ci sono stati anni non proprio stupendi, che anch'io mi dicevo, cioè io piuttosto mi spererei che festeggiare il compleanno. Però proprio a livello di concetto, a me la festa anni 90 con amici mi fa impazzire. Io adoro queste cose, vi giuro, sono una deficiente quando dico queste robe. Allora, premetto che non sto cosa facendo. Il mio cervello penso che ogni tanto stia per lasciarci tutti quanti. Boh ragazze, questo è quello che ne è venuto fuori. Adesso devo ancora capire se mi piace o no. Vado ad applicare anche una matita nera nell'interno occhio, sia sopra che sotto. E provo anche a realizzare una sorta di mini eyeliner, solo per enfatizzare la radice delle ciglia. Prendo un ombretto super nero, questo qui è Lava di Collistar, e fermo la matita applicata qui. Ma oramai siete troppo brave, lo sapete già tutte quante. Ah, tra l'altro, non ve ne ho nemmeno parlato in un video perché appunto ho avuto poco tempo, però in ogni caso. Sapete com'è, le cose lavorative per me prima vanno vissute e poi vanno dette, non so se mi spiego. Scusate. E ho appunto iniziato questo fantastico, bellissimo, fantasmagorico, stratosferico percorso di insegnamento di make-up tramite appunto un'agenzia. E niente, sono molto contenta. Ho avuto la prima lezione a Milano tipo 3 settimane fa, se non mi sbaglio, o due. E niente, è stata veramente un'esperienza fantastica perché avevo 23 ragazze e mi hanno detto tutte quante che sono rimaste contentissime. Alcune di loro mi avevano addirittura riconosciuta perché non era proprio una cosa che è partita dai Richioba. Ma è una cosa che è partita da dopo il mio diploma e quindi appunto non tutte mi seguivano sul blog, eccetera, però è stata una cosa fantastica, ragazze. Io lì, cioè, veramente l'insegnamento, come ho scritto anche su Facebook, è sempre stato uno dei miei sogni. Io lo volevo fare con lettere, nel frattempo sto continuando ad utilizzare questo ombretto nero. Io appunto volevo insegnare, però veramente. Cioè, me l'hanno sconsigliato tutti quanti, me lo sconsigliavano in primis i professori stessi, perché appunto l'iter che c'era da fare era veramente inconcepibile. Vabbè, direi che non c'è da lamentarsi, non è venuto malaccio, per niente. Mi piace, devo anche rimettermi lo smalto grigio. Ok. Ora vado ad applicare un mascara. Allora, sui mascara veramente c'è una diatriba infinita. Io non riesco a capire perché di solito, cioè, non mi piacciono i mascara che solitamente piacciono a tutte le mie colleghe. Non capisco. Forse ho un'idea. La mia idea è questa, ovvero, avendo io le ciglia praticamente quasi semi-invisibili, anche se sono molto molto ricurve e non sono cortissime. Secondo me, c'è questo fatto qui che io ho bisogno assolutamente che mi faccia un pastone volumizzante. Quindi, se mi si dà solamente un effetto incurvatorio, oddio, un effetto di incurvamento e di allungamento, su di me non fa questo grandissimo effetto wow. Invece, per esempio. Cioè, tanto per farvi un esempio di questa storia qui, io mi trovo benissimo con il ciglia finte farfalla,
con il quale Carlotta, per esempio, non si trova molto bene, e anche altre ragazze. Invece, per esempio, Carlotta e altre ragazze che ho truccato, mie amiche, eccetera, eccetera, adorano le film noir di Nabla, che è assolutamente un buonissimo mascara, ma sulle mie ciglia ho notato che non fa assolutamente l'effetto che fa sulle mie amiche e compagnia cantante. Quindi su di loro effetto wow, su di me no. Quindi sarò io colei che è errata, però veramente. Niente, io sui mascara penso proprio di testa mia. Vedete, invece questo qui mi fa un bellissimo effetto. Super mega iper nero. Cioè, probabilmente io necessito proprio di struttura. Di strutturazione. Ho anche un sacco di cose arretrate come il tag sulle borse. Ciao Ilenia, un bacio assurdo. E questo era un arruffianamento perché non so quando riuscirò a farlo. Anche perché avevo provato a mettere in rassegna un po' di mie borse. A conoscermi così posso sembrare una ragazza perfettina, eccetera, eccetera. Invece chi mi ha conosciuta davvero sa che sono una cazzara atomica, ma di quelle che proprio di più non si può. Tutte queste borse che apparentemente sembrano fighette, a posto, eccetera. Invece una al buco sotto, una al manico che fa così, insomma. Quindi stavo cercando un attimo di rimetterle in ordine. C'è chi dice che chi è una persona ordinata solitamente ha l'ordine in testa, ha la testa ordinata. E quindi io mi sono domandata, visto che non sono mai stata ordinata nella mia vita, cosa mai ci sarà nella mia testa? E mi sono un attimo inquietata. Adesso, come blush, io direi che andiamo ad applicare fucsia di questo genere. Direi che è il caso, no? Visto che vado ad applicare anche Flamingo. Vediamo se ci sta bene. Oh yes, ci sta. E quindi Sephora Colorful, I'm Shocked, numero 09. Ti dà più un'idea sbarazzina. Servo. Ok, allora, andiamo giù di Flamingo. Qui ci devo trovare matite che rassomiglino a Flamingo per farci la base con matita. Perché a me serve la base con matita. Utilizzerò questa di Collister anche se non ci sta più di tanto e poi la sfumo. E voilà ragazze, il trucco è finito. Adoro questo rossetto. Mamma mia, veramente Flamingo è il top. Anche se non è proprio al top one, diciamo, al preferito in assoluto di Mulac perché c'è Mu. Io vi giuro ragazze che... Cioè, ultimamente sto mettendo Mu anche per andare a letto, cioè fa le labbra fantastiche. Lo potete vedere come mi sta nel video di Daenerys Targaryen, anche quello. Questo è il look finito, un po' più da vicino. Vedete che le palpebre hanno tipo un effetto metal. A me piace un sacco. Volevo anche dirvi che avevo pronto, ragazze, mamma mia, che disdetta assurda, avevo pronto il video del circolo letterario di colazione da Tiffany, già registrato, eccetera. È sparito dal mio PC e quindi sarebbe già stato online, invece è sparito, quindi io lo devo rifilmare. E la cosa mi ha veramente lasciata in desolazione più totale perché era anche venuto molto bene. Però, comunque per informarvi abbiamo finito di leggere Colazione da Tiffany e abbiamo il prossimo libro e appunto spero di filmarlo a breve, Colazione da Tiffany, per annunciarvi anche il nuovo libro. Posso dire in anteprima però che il genere estratto è stato fiaba. Niente ragazzi, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Bye!